Spettacolo, avanguardia pura, avanguardia anche totale, perché no, adesso diciamocelo chiaramente, perché io, come sempre, per l'amor di Dio, capisco tutto, capisco tutti. Infatti posso anche capire magari chi può avere qualche dubbio, qualche perplessità riguardo questa assegnazione specifica, magari questo può essere anche innegabile, perché no, per l'amor di Dio. Però veramente, se siamo arrivati ad un punto dove la gente va ai pazzi, al manicomio, per una targa assegnata a Federico Gatti durante il Golden Boy, beh, ragazzi, è meraviglioso. Adesso, obiettivamente, è un qualcosa di meraviglioso, di fantastico, perché va bene tutto, Ma anche chi se ne frega. Poi, certo. Agevola un certo tipo di narrazione, agevola un certo tipo di like facili sui social network. Questo io lo capisco chiaramente, infatti è anche giusto così, per l'amor di Dio. Ma davvero, adesso, star qui a impazzire perché Federico Gatti ha ricevuto la targa Scirea durante gli awards che sono stati fatti, insomma, qualche giorno fa, il Golden Boy, fondamentalmente, più che Awards generale, il Golden Boy, vinto tra le altre cose da Jude Bellingham, e che meno, soprattutto se poi tutto quanto deve essere buttato su, ecco, vedete, la pirateria uccide il calcio, no? E poi Gatti vince addirittura un riconoscimento da parte di tutto sport, da giocatore della Juventus, una roba veramente fuori dal mondo, ma bisogna salvaguardare il brand. Ah, ok, invece se il premio l'avesse vinto qualcun altro, la Juventus sarebbe andata per direttissima in Serie B. Bene o male, sono robe, no? Di questo genere. E infatti, grande Guidone Vaciago, grande, che in attesa di Juventus-Napoli ha deciso di farli impazzire assegnando la targa Scirea a Federico Gatti. A Federico Gatti, dove qui obiettivamente, cosa c'è da dire? Se riconduci tutto quanto solo ed esclusivamente al premio Fair Play, certo, sicuramente negli ultimi mesi, in un paio di circostanze, Gatti, insomma, scazzottando un pochino quella, dici, cavoli, se pensiamo a quello che era Gaetano Scirea, ai valori che trasmetteva oltre che fuori dal campo, perché Gatti fuori dal campo adesso non penso ci sia un qualcosa da dire, ma più che altro in campo, ecco. Probabilmente non è la prima persona al mondo che ti viene in mente per dire: ah, cavoli, diamo quest'anno il premio Fair Play a Federico Gatti. Obiettivamente non è proprio la primissima, no? Se io devo pensare al mondo Juventus, la prima persona che magari mi viene in mente sotto questo punto di vista è proprio Danilo. Magari mi viene anche proprio in mente, vedendo sempre quelle che sono state le sue frasi nei confronti di Gaetano Scirea, la scelta del numero 6, quando ha donato la sua maglia al figlio di Gaetano Scirea, che è un match analyst, mi pare, faccio il match analyst alla Juventus da qualche anno. Ecco, se devo pensare ad un giocatore della Juventus, mi viene più in mente Danilo, mi viene più in mente Danilo anche proprio per gli atteggiamenti che ha oltre che fuori dal campo e soprattutto in campo. Se però magari Guidone Vaciago mi dice: cazzo, devo farne impastire uno o più di uno da qui a Juve-Napoli, come posso fare? C'è il Golden Boy, diamo la targa Scirea a Federico Gatti. Oh, va benissimo, eh? Va benissimo. Se invece pensiamo a che, come tra le altre cose, mi sa che ha detto pure tutto sport stesso all'interno di un articolo, anche per la gavetta, il riconoscimento per un giocatore che è partito dai bassi fondi, diciamo, del calcio italiano ed è arrivato a ricevere un premio pochi giorni dopo un gol decisivo in Serie A con la maglia della Juventus, ecco, ci può stare che tutto quanto prenda una piega un pochino differente, nel senso, cavoli, è riconoscimento per uno di noi, tra virgolette, un ragazzo che è partito giocando nelle categorie inferiori, molto inferiori del campionato italiano, e si è sempre contraddistinto, ha sempre dimostrato di essere superiore magari rispetto a tanti altri
avversari in quelle categorie, arrivando fino alla Juventus, probabilmente no, l'elite del calcio italiano. E questa sicuramente è un'importante storia ed è una storia che probabilmente va sottolineata. Poi certo, nel momento in cui magari si parla di un giocatore della Juventus è un pochino più difficile andare a riconoscere questo genere di storie, e lo si vede chiaramente nella reazione dopo questo premio, ma fondamentalmente va bene così, è meraviglioso così. L'unica cosa magari che posso dire è: Gatti, nel momento in cui ti è stata data la targa Gaetano Scirea per dei meriti che possono essere magari quelli della gavetta, quelli dell'essere partiti dal basso per arrivare alla Juventus, è una buona possibilità per prendere quanto più spunto possibile da chi ha intitolata quella targa. Questa è sempre una cosa buona, una cosa ottima, ma a prescindere da chi la vada effettivamente a vincere, come in passato magari era stato anche proprio per Simon Kier, no? Un esempio meraviglioso di giocatore sia dentro che fuori dal campo. Ecco, ci può stare sempre, no? Anche dopo aver ottenuto quella targa nello specifico, dire: ok, bisogna alzare ancora di più il livello dei comportamenti dentro e fuori dal campo, ma fondamentalmente è tutto lì, anche perché è un premio individuale di un giornale che probabilmente, no, sceglie in base a quelli che sono i propri gusti, i propri desideri. Adesso io obiettivamente non so nemmeno come avviene la candidatura della targa Scirea e chi vota per assegnare la targa Scirea al Golden Boy, però farne il solito caso di stato solo ed esclusivamente perché va a vincere magari un giocatore che sta particolarmente sui maroni a tutti gli altri, nel senso, anche meno. Certo, poi è divertente come al solito vedervi completamente impazzire, io questo non lo posso minimamente negare, ed anzi, ce ne fossero di questi premi, ce ne fossero veramente tanti, però anche meno. Certo, capisco, ah cavoli, però mi ricordo che cosa aveva fatto a Kvaratskhelia l'anno scorso, mi ricordo cosa forse ha fatto a Djuric Juventus Verona, sì, va bene, ma sti cazzi, nel senso, no, alla brutto Dio ti fai una grassa risata, ti appioppi qualche like facile sui social network, ma nasce e finisce lì, senza, no, tanti patemi, senza tanti problemi. Però siete veramente meravigliosi quando poi puntualmente la buttate sul salvaguardare il brand, la pirateria uccide il calcio. Minchia, sono cambiati i destini della Juventus Football Club, ecco, alla targa Gaetano Scirea, Gatti. È importante che ognuno lo sappia, perché, cavoli, altrimenti avremmo rischiato veramente cose molto, ma molto, ma molto più pesanti qualora questo premio fosse stato assegnato a qualsiasi altra persona del globo fuori dal mondo Juventus. Il solito spasso delirante che puntualmente si vede in determinate circostanze, ma tutto sommato, per l'amor di Dio, va benissimo così, ci mancherebbe altro, alla fine dà anche modo di farsi una grassa risata, e sempre per sottolineare anche un livello di ossessione abbastanza alto, sempre a città laggiù, ma va bene, va completamente bene, da Dio, ci mancherebbe altro. Grande Federicone, grande, premio più meritato non ci poteva essere, e grande Guidone Vaciago, quando si decide di far impazzire da un momento all'altro ha capito che basta veramente un non nulla per scatenare l'ira di città laggiù. Grande Guidone, grande. Anche l'anno prossimo, Federico, mi raccomando, anche l'anno prossimo. Non sono sazio di queste reazioni, non sono minimamente sazio.